Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Parole, 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 la nostra rubrica dedicata all'approfondimento quotidiano della lingua italiana. Quest'oggi ci occupiamo di approfondire il vocabolo risoluto. Risoluto è un aggettivo maschile singolare il cui significato è deciso, energico, pronto. La sua etimologia ci dice che deriva propriamente da un participio passato del verbo risolvere ed è una voce dotta recuperata dal latino resolvere, che a sua volta deriva da solvere, cioè sciogliere, ovviamente con l'aggiunta del prefisso re. Per quanto riguarda i sinonimi e i contrari, possiamo citare tra i sinonimi deciso, sicuro, determinato, fermo, convinto, pronto, intraprendente. Per quanto riguarda i contrari, invece, possiamo elencare incerto, indeciso, esitante, irresoluto. Ecco, la frase emblematica particolare che abbiamo scelto quest'oggi e che racchiude il significato di questa parola appartiene a Tolstoi e recita così: in una battaglia vince colui che ha fermamente deciso di vincere, colui che è risoluto nelle sue azioni ma anche nelle sue idee. Ecco, Tolstoi semplifica molto quello che è il significato dell'aggettivo risoluto, del modo di essere di una persona, perché dice se quella persona è veramente decisa, fermamente convinta di voler ottenere quella cosa, quindi è risoluta nelle sue azioni, ma anche prima di tutto nelle sue idee, allora la otterrà, vincerà quella battaglia. Perché? Perché ha dimostrato di essere fermamente convinto, di essere risoluto in ciò che crede, ma anche in ciò che fa. Quindi è molto importante la definizione che attraverso questa citazione Tolstoi fa giungere fino a noi ed è sottolinea proprio l'importanza di credere, di essere decisi in quello che si fa. Perché? Perché sicuramente, ovviamente, credendo in ciò che si fa, è molto più facile poi realizzarlo, portarlo a termine, ecco, e raggiungere la vittoria a cui tanto auspichiamo. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito, ovviamente vi ricordo le nostre pagine social di riferimento sia su Facebook che su Instagram, Spazio Notizia e Sicilia 24. Potete scriverci lì le parole della lingua italiana di cui siete più curiosi e le approfondiremo insieme nel corso delle prossime puntate. Grazie per averci seguito, parole, 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 torna domani.